Allora, sono uscito dagli studi della 7 e sto andando a votare la fiducia al decreto Ponte, che sarebbero disposizioni urgenti per il collegamento stabile. Non è molto stabile il supporto del mio iPhone, però diciamo, spero che ci faccia arrivare fino in Parlamento. No, solo per così fare una osservazione, insomma, io cerco di mantenere la calma, anche se so che a molti di voi, quelli appunto con la bava alla bocca e gli occhi iniettati di sangue, questo dà fastidio. Però non pensiate che non mi dia fastidio quando viene fatta un'operazione, diciamo, intellettualmente disonesta nei miei riguardi. Certe volte è meglio, diciamo, glissare per dare un dato, diciamo, successivo, perché le trasmissioni televisive appunto sono organizzate a giri. Io tipicamente, se non ho l'ultima parola, me la riprendo al giro successivo, però questo, come dire, ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi, perché poi sembra che tu voglia eludere l'ulteriore domanda che ti hanno fatto, per esempio sulla domanda, l'evasione, le cose, se avete seguito insomma la puntata di Coffee Break, l'evasione, le solite storie, insomma, mettere gli evasori alla gogna, questa era l'ultima, diciamo, l'ultimo sondaggio di una rivista, insomma, del settore, vabbè, nel senso di pubblicare i nomi degli evasori, sì, però bisogna anche un attimo intendersi sulla definizione di evasore, no? Perché naturalmente anche qui se mi venite a chiamare evasore uno che ha dichiarato ma poi gli è piombato addosso il Covid e non ce l'ha fatta a pagare, beh, allora, diciamo così, aggiungiamo al danno la beffa e via dicendo, insomma, poi queste norme, queste cose, il danno reputazionale, boh, insomma, ci si vede molta la volontà della sinistra di chiamare, di eccitare la rabbia, diciamo, delle masse come fattore di coesione attorno a un progetto politico che non c'è sostanzialmente. Ma soprattutto mi ha dato molto fastidio, devo dirlo, lo consegno qui a voi, il gesto del collega Bonelli, con cui io ovviamente mantengo toni pacati, anche perché appunto ultimamente in aula non si è sentito molto bene, quindi non sia mai che... lo dico con sincerità, non mi va di, diciamo, io che ho un ecocardio da atleta, insomma, con un lieve ispessimento interventricolare per gli esperti, non mi va di aggredire o di comunque neanche di provocare o di stimolare eccessivamente un collega così, che appunto sono lieto, insomma, l'ho visto molto meglio, però insomma non mi va di essere aggressivo. Però io non ho detto che non ci vogliono asili nido, io ho valorizzato l'osservazione di un sindaco che, essendo una sentinella del territorio, forse sa di che cosa parla più di persone che in Parlamento giustamente portano avanti legittimamente agende ideologiche, il quale diceva che nel PNRR, diciamo, non è stata fatta una programmazione di questi interventi, in particolare una programmazione che tenesse conto delle esigenze demografiche dei territori. E allora mi sono limitato a ricordare che il PNRR di colui che non può essere nominato ha polverizzato le risorse sul territorio anziché, diciamo, orientarle su assi strategici, e lo ha fatto perché Conte non aveva ascoltato le regioni, d'accordo? Io sono stato testimone di queste cose, ve le posso dire perché le so, perché le ho viste, perché mi confrontavo con i nostri governatori, con Donatella Tesei, con Massimiliano Fedriga, con i loro staff, con loro personalmente. Conte non ha ascoltato le regioni, non ha ascoltato i territori. E l'altro, per fare bella figura e per lui con l'Europa e per non far fare brutta figura al partito che più lo sosteneva, cioè i 5 Stelle di Conte, non ha toccato nulla, non ha toccato nulla. E alla fine
quello che emerge dall'impostazione attuale è che questa roba qui sia più che altro indirizzata a disseminare l'Italia di ruderi con sopra una targhetta con scritto finanziato con i fondi dell'Unione Europea, cioè a far credere agli italiani che loro siano i responsabili, diciamo che tutto quello che accade in Italia, dal fatto che i nostri figli hanno una scuola, al fatto che i nostri malati abbiano, quando riescono ad averlo, un posto in ospedale, dipenda dalla munificenza, diciamo, di questa istituzione sovranazionale, che però noi finanziamo e di cui siamo tuttora finanziatori netti. Quindi questo è l'operazione della mezza scarpa che faceva il noto candidato sindaco di Napoli, però se la fanno, diciamo, i belgi, diciamo così, se la fa Bruxelles allora va bene, no? Mezza scarpa, per mezzo paio di scarpe, ti do la sinistra prima del voto, la destra te la do dopo il voto. Allora, cerchiamo di essere un pochino più, come dire, orgogliosi del nostro essere italiani, del non cacciare balle su quello che in Italia viene fatto e di fronteggiare i temi, come anche voi eravate al governo. Ma io queste cose le ho dette anche in aula, anche con quel governo. Non mi hanno ascoltato? Non ci hanno ascoltato? Non hanno ascoltato un partito che è fatto prevalentemente da amministratori locali? Hanno fatto male. Hanno fatto male, potevano farlo? Sì, naturalmente, potevano farlo, erano di più loro. Saremmo dovuti uscire perché non ci ascoltavano? No, perché comunque qualcosa siamo riusciti a migliorare. Vedi la riforma del catasto, eccetera, eccetera, eccetera. Poi non rientriamo nel solito loop. Però, cioè, se il discorso, cioè, se il mio discorso, d'accordo, viene letto come Bagnai non vuole asili nido, che è una scemenza perché io non ho detto questo, allora il discorso del gentile collega può essere letto come il gentile collega vuole un asilo nido in ognuno dei 6, 7, 8 mila comuni italiani, quindi lo vuole anche a Montelapiano, che ha poche decine di abitanti, esattamente come lo vuole magari nel capoluogo del mio collegio, che è Chieti, che ha un pochino più di abitanti e un pochino più di mamme che vanno a lavorare. Spiego? Quindi evitiamo per favore queste dialettiche false, perché non servono assolutamente a niente se non a distogliere l'attenzione dai veri problemi e a dare del nostro paese un'immagine negativa che non conviene a nessuno, perché questa idea della sinistra di poter prosperare sulle disgrazie del paese e sull'idea che questo sia un paese da redimere e da salvare da se stesso, ormai agli italiani non convince più e anzi fa anche un pochino ribrezzo, esattamente come lo fa a me. Va bene? Ecco, solo questo volevo dirvi, tanto adesso vado a votare la fiducia al mio governo, c'è il decreto ponte e poi si passerà ad altro. Grazie.